A questa meravigliosa stanza inclinata parteciperete tutti, quindi andatevi a preparare. Tutti? Tutti, tutti, tutti. Ah. Ma io faccio parte di tutti? Sì, tutti. Dai, dai! Tutti compreso Biagio. Tutti. La stanza inclinata, la festa delle medie. Enzo, il festeggiato. Francesco Paolo Antoni, Cupido. Biagio Izzo e Roberto Ciufoli, i compagni di classe. Paola Di Benedetto e Monica, le compagne di classe. Fatima Trotta, la compagna di classe. Natalie Ghetta, la vicina infastidita. Enzo entra. Oggi Enzo festeggia i suoi 13 anni. Oh, aspetta, ancora devo entrare neanche, aspetta. E per l'occasione ha organizzato una festicciola a casa. I suoi genitori sono usciti per lasciarlo da solo. Enzo è emozionatissimo. Si guarda allo specchio per vedere se il suo look è perfetto. E stavo meglio là. Si pettina, si mette la gelatina. Sì, pettina. Sempre davanti allo specchio, ovviamente. Si pettina. Non c'è il pettine. Ti pettini con le mani. Mi gira la capa, è normale. Tutto a posto, tutto sotto controllo. Ti allacci le scarpe. Allaccio le scarpe. Poi controlla che sia tutto a posto, quindi controlla le bibite sul tavolo, negli armadi, insomma, controlla che ci sia tutto per la festa. Controlla negli armadi. Sì, stanno pure i popcorn. Poi sistema l'ultimo palloncino che sta nella porta in alto vicino ai suoi poster preferiti. Prendi un palloncino. Sì. Vicino al mio poster preferito. Preferito. Enzo ha un sogno, conquistare finalmente la sua amata Monica, e poiché ha appena studiato il mito di Cupido, lo invoca con tutte le sue forze. Cupido, vieni in mio soccorso, aiutami a conquistare Monica. Qualcuno mi ha evocato, qualcuno mi ha chiamato, lui è... E io se sapevo che ero così non venivo proprio. Cupido! No, perché... Ti metti in difficoltà. Aiuto! Fratello caro. Cupido comunica ad Enzo che solo lui potrà vederlo e che oggi esaudirà il suo desiderio grazie alle sue frecce che fanno innamorare. Farò il possibile, non ti prometto niente, però... però... Va bene, grazie Cupido, grazie. Cupido ed Enzo cominciano a camminare su e giù per la casa organizzando un piano. Oh, allora, facciamo così. Quando arriva... La schifezza è tutta Cupido. Enzo deve descrivere Monica a Cupido. Come la devi descrivere? Che lui la riconosca. Come è fatto questa ragazza che io non ho mai visto? È manesca. Picchia, picchia proprio. Suonano alla porta e arrivano i primi invitati. Oh, sono Monica e Biagio che hanno fatto il regalo insieme. Mi vado a nascondere? Vado ad aprire. No, perché non mi vedo. Ma tanti auguri Enzo per il tuo 13° compleanno. Tanti auguri Enzo. Aspetta Enzo. Tanti auguri. Che bella festa. Che bella gente. Come si è mangiato bene. Dammi il regalo. Dammi il regalo. Aspetta Enzo. Che... tanti auguri e buon compleanno per il tuo 13° compleanno. Ma che bella festa, che bella gente. 13 anni, come sei finita? Che bella casa. Enzo emozionato apre il pacco al centro della stanza. Al centro della stanza.
Io... Aggiungilo. Ma che bella festa, che bella gente. Ma come si è mangiato bene? Mamma mia. Cupido si ferma in un punto sicuro per scoccare la freccia su Monica, ma Biagio è sempre in mezzo. Portalo via, portalo via. Grazie Biagio. Monica, c'è Monica. Portalo via, portalo via. Non riesco a curarla. No, no. Cupido scocca la freccia, ma purtroppo sbaglia la mira e Monica si innamora di Biagio. Mannaggia la miseria. Che c'è? Ma che bennasina alla francese! No, no, è napoletano. Scusami. Scusami, hai ragione. Ma ti ho ma detto che bello giovane! No, guarda, fa 13 anni e lui è già... Ma a me mi piaci tu! Ma che bella che festa, posso fare? Che bella gente! Se non sei tu che poi... No. Ma come si è mangiato bene, mamma mia! È meglio che mi metto aspetta, di qua! Aspetta, vieni qua, dove va? Ma tu non mi devi vedere! Ma non ti vedo! Tu non mi devi ma vedere! Ma ti sento però! Vieni qua, dove vai? Dove vai? Vieni qua! Come mi piace! Come mi piace! Ma non è possibile! Ma come mi piace! Monica vuole fare subito un lento con Biagio e i due cominciano a ballare insieme. Facciamo un lento, Francesino. Ma che tu vedi con la scopa e considerato. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Adesso mettiamo tutto a posto. Stai tranquillo. Adesso mettiamo tutto a posto. Adesso se la prende con Cupido e va da lui per fargli rimediare all'errore. Sì, ci arrivo. Nel frattempo arrivano. Facciamo male. Piano. Facciamo male. Nel frattempo arrivano altri invitati. Sono Fatima e Roberto che si sono appena fidanzati. È occupato. È il momento del bacio. No, no. Ecco qua. Ma che bella testa. Ciao ragazzi. Siete arrivati. Immaginare che bella festa, che bella gente. Ma lo sai, siamo appena entrati, è proprio una bella festa, una bella casa. Ma come francese? Noi siamo venuti con tutto il cuore. Avete visto che bella festa? Ha organizzato tutto quanto Enzo. Oh, complimenti, è proprio una bella casa. Sì. Roberto e Fatima si uniscono alla festa e vogliono subito patatine e bibite gassate. Che sì, sono la cucina. Fatima, mi dai patatine e bibite gassate. Andate a prendere. Io voglio tutte le patatine. No, te le devi venire a prendere tu. Prego, accomodatevi. No! Funziona, oh, però funziona. E dai! Scusa. Ma tu, ma che bella festa! Ma che bella gente! Ma come si è mangiato bene! Si è mangiato proprio... Enzo, posso sedermi qui? Tanto non c'è nessuno. Sì, se vuoi bere vede. Qualcosa? Anche io mi vorrei accomodare, visto che non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Ma non c'è nessuno su questo divano. Siamo proprio comodi. Ma a questo punto rientra in gioco Cupido che cerca in tutti i modi di colpire Monica. Enzo, quello che scusami, ma non mi hai isolato, Monica, io non l'ho potuta colpire. Adesso è il momento di farlo e facciamolo bene. Ma riproviamo. Sento una voce, ma come? Io non vedo nessuno, no, ma sento una voce. No, senti una voce perché sei scemo. Mamma lo dice sempre. C'hai le voci nella testa. Mamma lo dice sempre. Mamma mia. Ma lo sai che è proprio una bella festa? Mamma mia, che bella festa. Ma ecco che entra Paola, un'altra compagna di classe, che propone subito di giocare al gioco della bottiglia. Non giocare che belle idee, che belle idee. Ciao Paola. Che bella festa, che bella gente. Come sei mangiato bene. Vai Paola, vai. Ma che bella festa! Mi va di giocare al gioco della bottiglia. Ma tutti che bella insieme. Idea! Sedetevi tutti al centro della stanza e prendete una bottiglia. Guarda un po'! Ho trovato una bottiglia! Dai giochiamo al gioco della bottiglia tutti insieme! Dai, stai qua con noi, perché te ne vai? Stai qua! Dai! Dai, si è fatto male. Giro? Giro io? Sì. A me! Bacio! Bacio! Cupido! Bacio!
È proprio sul bacio, Cupido sbaglia ancora e tutti i ragazzi si innamorano di Paola, scatenando la gelosia delle altre. Ma scusa, oh, bimba, sai che sei proprio bello, bimba. Senti, quando è venuto qua, bimba? A bella festa. Bella, andiamo a vedere. Noi andiamo a vedere la collezione di farfalle di Enzi che c'ha qua dentro. No, è lì la collezione. La farfallina, vieni. La discussione si trasforma in una lite furibonda. No, Pettino! Leva le mani di dosso, che questa è mia. Questa mi sono innamorato. Stai tranquillo, Enzo. Ho altre frecce al mio arco. Adesso sistemiamo tutto. Senti una voce. Che arriva Nathalie, la signora del piano di sotto, per lamentarsi per il gran baccà. Basta! Eccola qua. Mamma mia, che paura! Sono le 3 del mattino, mi sono rotti in pezzemente. Avete capito? Che pure io sono stato giovane, ma non tollero ulteriormente. Signora, non mi guardare, signora, non mi guardare. Signora, vuole bere qualcosa con noi? No, non voglio niente. Ma chi è sta pazza? Chi è sta pazza? Enzo abita vicino a te. Ma che bella festa, che bella gente, come si è mangiato bene. Ma che bella casa, bellissima. Abito al piano di sopra e signora, non sono che si fa male? Non sta stata un'altra volta. Tutti gli invitati, spaventati dalla signora, si bloccano. Fermi, perché noi ci vediamo tra poco. Restate con noi, stasera tutto è possibile. Li avevamo lasciati così. Cupido cerca di porre rimedio e inizia a scoccare un sacco di frecce. Adesso ci penso io, non vi preoccupatevi. È come per miracolo ci riesce. Non vi preoccupatevi. Non sono più alterata. Le coppie sono fatte. Non mi devi vedere. Le coppie sono fatte. Monica si innamora di Enzo, Fatima torna con Roberto, Paola si innamora di Biagio e Nathalie. E Nathalie si innamora di Cupido! Ma aspetta un attimo, Nathalie! Tutti finalmente ballano un lento appassionato, perché l'amore trionfa sempre! Facciamo un altro grande applauso ai nostri ospiti! E ringraziamoli! Biagio Izzo! Grazie a voi! Paola Di Benedetto! Enzo e Monica degli Arteteca! Fatima Trotta! Roberto Ciupoli! Francesco Paolantoni!